Konnichiwa, ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Continuiamo l'avventura dedicata al cofanetto Columbia Classics 4K della Sony con Mr. Smith va a Washington, l'altro film in bianco e nero insieme a Dottor Stranamore contenuto all'interno di questo cofanetto. Film di Frank Capra, 1939, io non l'avevo mai visto, questo film mai visto, non avevo neanche l'edizione vecchia del 2015 uscita in Blu-ray, basata sempre sul restauro del 2014, restauro fatto in 4K di cui vi parlerò dopo. E mi è piaciuto, bisogna ovviamente vederlo con gli occhi di allora, resiste molto come tematica anche oggi, come politici corrotti, è una tematica per me che non è mai morta questa tematica, però è veramente un bel film, bisogna vederlo con gli occhi di allora, sapete che allora erano molti set, molte inquadrature fisse, è un ritornare a vedere un cinema di una volta, a me piace veramente tanto. Poi il 39 è stato un mega anno, uscito Il Mago di Oz, Via col Vento, cioè un capolavoro dietro l'altro, il 1939 è stato un annone per il cinema. E poi Frank Capra è uno di noi, siciliano, arrivato a 5 anni in America, ha studiato, si è buttato nel mondo del cinema quando non aveva niente, ci ha provato ed è diventato il Frank Capra che tutti conosciamo. Frank Capra, uno di noi! Ma passiamo al video. Il restauro era già stato fatto nel 1990, però per via fotochimica, ovviamente non digitale, restauro al computer, però avevano già ripulito negativo originale, che però era un mix di negativo originale e altri negativi, altri pezzi di pellicola, poiché certe parti erano veramente danneggiate e non potevano, questo dettaglio è contenuto all'interno del libro qui del Columbia, non potevano ovviamente restaurare quelle parti col computer come fanno oggi e avevano tolto varie parti di pellicola sostituita con altra. Quindi l'immagine che vi ritroverete del restauro si basa sul negativo originale con altri pezzi presi da altre parti. Poi nel 2014 hanno voluto fare il restauro 4K e prendendo il negativo originale, trovando altri pezzi di pellicola ovviamente sopravvissuti in buone condizioni, sono riusciti a ricomporre completamente il film. Se andate anche in internet a vedere, qua c'è qualche foto, vedrete che molti fotogrammi erano veramente messi male, sembrava che ci fossero delle cicatrici in mezzo al fotogramma. Hanno ricostruito il film perfettamente e come si vede la visione è veramente appagante. Lo studio del Senato, ci sono delle inquadrature in cui si vede veramente bene l'orologio al centro della stanza, ma anche i primi piani, o anche c'è una ragazza che ha una collanina, cioè risalta, poi anche l'HDR, sono riusciti a potenziare un pochino di più la luminosità generale e il salto da Blu-ray c'è ed è evidente, soprattutto la grana in certe scene del Blu-ray quasi scompare, quasi se ne va la grana, quando, soprattutto nelle scene al Senato, ho visto qualche scena, la grana lì quasi non c'è, ma nel 4K c'è, quindi c'è grana finissima, veramente finissima, tranne nei cambi scena dove la pellicola veniva applicata sopra l'altra pellicola per fare il cambio scena, lì perde la definizione, aumenta la grana ma poi sparisce. Però la visione è veramente appagante e se pensate che è un film del 39, porca vacca, e anzi ora devo cercarmi Il Mago di Oz in Blu-ray 4K perché mi manca ancora. Veramente un bellissimo restauro. Insomma, alla fine, quando c'è lui nella scena finale, non ve lo spoilerò, è sudato e ha una gocciolina che gli sta per cadere di sudore dal naso. Nel Blu-ray c'è, ma io me ne sono accorto nel 4K è proprio luminosa, si vede il brillio della faccia e sta gocciolina che cerca di cadere. Poi sono passato al Blu-ray, si vede sta gocciolina, ma piccolissima, risalta proprio nel Blu-ray 4K. Sono proprio queste piccole cose meravigliose che mi fanno dire porca vacca, sono veramente fortunato ad averlo visto in 4K. Ma come si sente? Partiamo dalla cosa più, che io non lo sapevo, non ne sapevo assolutamente niente, non avevo il vecchio Blu-ray del 2015, l'italiano è presentato in mono ma con il doppiaggio degli anni 90 riservato alla VHS. E ho iniziato a vedere il film così, io non ce l'ho fatta, è doppiato bene, insomma sono attori bravi, perché c'è la voce, c'è il doppiatore di Harrison Ford, di Anthony Hopkins, insomma di Frodo, insomma sono bravi i doppiatori, però applicato a un film vecchio così io non ce l'ho fatta, ragazzi, io non ce l'ho fatta,
ho cambiato subito, messo inglese, traccia monofonica, presa dalla pellicola Nitrato personale di Frank Capra, in cui sono venuti in possesso nel 2004, 10 anni prima del restauro, sì, nel 2004, alla Columbia, e quella era la traccia monofonica più buona disponibile allora. Ed è da lì, ed è quello esattamente l'audio che sentirete in inglese. Si sente bene, ovviamente è un film del 39, non aspettatevi miracoli di effetti, un bel mono, pulito, le frasi, il parlato è veramente caldo, bello, le musiche anche d'atmosfera si fanno sentire molto bene, però l'italiano non hanno incluso, non so perché, insomma, boh, vabbè, c'era una casa in Italia, la Sinister, che aveva fatto il DVD contenente il doppiaggio originale del 47, perché da noi è arrivato nel 47, dopo la guerra in Italia, questo film, e loro hanno l'audio originale. La Sony non c'era nel Blu-ray, non c'era già nel DVD, perché nel DVD ho letto che era già contenuto questo doppiaggio, e non ce l'ha messo neanche qua nel 4K. Veramente un peccato, perché è un film del 39 con le voci nuove così, io non ce la faccio a vederlo. Stona alla grande, proprio stona troppo, stona veramente, veramente tanto. Stra consigliato la visione in inglese. Extra, nel 4K non c'è neanche un extra, c'è solo il film e basta. Il Blu-ray, essendo già quello vecchio uscito, ed è pure in italiano nel cofanetto questo qua americano, ci sono un sacco di extra, principalmente con il figlio di Frank Capra, Frank Capra Jr., che parla dell'esperienza di suo papà con la famiglia, con gli studios, ci sono vari extra in cui lui la racconta. E poi come extra finale, che sto ancora finendo di vedere un pezzettino per volta, un mega documentario di 1 ora e 50 narrato da Ron Howard, dedicato alla vita di Frank Capra. La vita e tutta la sua carriera, con molti interventi di Martin Scorsese, Richard Dreyfuss e tanti tanti altri, veramente veramente interessante. Tutti gli extra sono in SD, non ce n'è neanche uno in HD, quindi sono tutti gli extra che erano già presenti nel vecchio DVD, non c'è niente di nuovo. Ah, c'è anche il commento di Frank Capra Jr. al film, quindi di extra ce ne sono un sacco, ma sono quelli vecchi, ma chi se ne frega, perché più di quello che cosa vuoi dire, vanno benissimo così. Mega documentario, poi io vedere quell'epoca quando facevano quei film, sai, quell'atmosfera, io ci vado fuori, mi piace veramente tanto. Altro film della Columbia, Columbia Classic 4K, Mr. Smith a Washington, veramente bello, una visione veramente appagante, film del 39, mi è piaciuto veramente un sacco, sia il film da guardare con gli occhi anche un po' di allora, ma si vede veramente bene, veramente un bellissimo restauro. Negli extra c'è qualche pezzo del film non restaurato, ovviamente non era ancora stato restaurato in 4K il film, negli extra del DVD ammazza, cioè capolavoro, hanno fatto un capolavoro di restauro qui. E anzi, la visione è leggermente meglio del Dottor Stranamore, tra i due in bianco e nero questo vi piacerà un pochino di più, come resa generale. Audio assolutamente in inglese, ma assolutamente, in italiano a mio avviso non si può sentire. Extra veramente tanti, anche qui interessanti, tutti provenienti dal DVD. Altro film consigliato, vi riconsiglio di nuovo il cofanetto, quando uscirà la prenotazione prenotatelo, perché vale alla grande, veramente bello, veramente un grandissimo cofanetto. Sayonara, alla prossima e bye bye.